Tutti sappiamo che camminare fa bene alla salute fisica e psichica, tonifica i muscoli ma soprattutto previene dalle malattie. E poi cosa facciamo? Accompagniamo i nostri figli a scuola in auto oppure nella pausa pranzo usiamo lo smartphone. Ne abbiamo parlato in un convegno dal titolo Pedibus Calcantibus, se puoi non smettere di camminare. Ascoltiamo cosa medici, professori e moderatori ci hanno raccontato in questo convegno speciale. Grazie Anna, grazie alla Maria per questo invito. Credo che sia la prima volta che rientro a Nuoro in forma ufficiale dopo 7 anni. Ed è un enorme piacere vedere tante persone con cui abbiamo collaborato in questo periodo. In questa relazione io mi riporto da una... condizione di futuro, che è quella che ci ha illustrato il collega, ha una condizione clinica importante, o una serie di condizioni cliniche, che sono quelle che vediamo tutti i giorni nelle nostre corsie. Mi è stato chiesto da Maria patologia internistica nel piede. Patologia internistica in realtà significa un enorme ventaglio di aspetti clinici che vanno da aspetti... da aspetti metabolici, ad aspetti vascolari, ad aspetti infiammatori, ad aspetti neoplastici. E per esaurire questi argomenti ci sarebbe voluta una mattina intera, per cui io ho concentrato la mia attenzione su un unico argomento, che è quello del piede diabetico, che è una condizione clinicamente importante che vediamo abbastanza frequentemente. Il piede diabetico ha una prevalenza di rilievo, è una condizione clinica che è gravata da una serie di interventi maggiori quando non è ben trattata ed è gravata da una mortalità importante. La combinazione che porta alla formazione dell'ulcera nel piede diabetico è una condizione che va con un concorso di elementi. Dalla neuropatia alle alterazioni della pressione e quindi abbiamo visto stamattina che cosa significa una corretta postura, una corretta andatura, a fenomeni vascolari importanti. Questo schema, che chiaramente non si vede poi nella proiezione, è quello che è stato adottato dalla Società Italiana di Diabetologia e che fa vedere come questi diversi elementi si combinino nella formazione del piede diabetico. Il diabete da una parte dà delle alterazioni che sono immediate sui tessuti. Questi tessuti non sono solo i vasi, non sono solo il rene, non sono solo la retina, ma sono anche il tessuto connettivo e le articolazioni del piede. Per cui un primo elemento che dobbiamo assumere è che il diabete di per sé, un diabete non compensato, porta a delle alterazioni dirette sulla meccanica del piede. Un secondo punto sono le alterazioni della neuropatia, una neuropatia che è motoria, è sensitiva ed è autonomica, e la combinazione di questi fatti porta comunque ad una dinamica che è alterata. Il terzo punto è la angiopatia. L'angiopatia, quindi l'alterazione dei grossi vasi e l'alterazione dei piccoli vasi, comporta una progressione della neuropatia, comporta un tessuto ischemico, per cui degli insulti anche banali in realtà hanno una difficoltà di cicatrizzazione importante, ed è su questa difficoltà di cicatrizzazione che si sovrappone il processo infettivo. La valutazione clinica di un paziente con un piede diabetico è una valutazione che comporta un concorso di specificità, che sono rappresentate da una valutazione dermatologica, da una valutazione muscoloscheletrica, da una valutazione neurologica e da una valutazione vascolare.
Una valutazione dermatologica, sono presenti nel piede delle alterazioni di basso grado, tipo le fissurazioni che sono il risultato poi della ridotta perfusione o ridotta nutrizione del piede, la presenza di infezioni banali che possono essere presenti, la presenza di iperkeratosi che sono il segnale di una cattiva distribuzione dei pesi, di una cattiva distribuzione della dinamica, la presenza di micosi. L'analisi va poi proseguita valutando delle lesioni di piccolo conto che sono comunque informative sulla presenza di sull'identificazione di lesioni preulcerative. E queste alterazioni sono la presenza di emorragie puntiformi, la presenza di ematomi negli strati profondi del derma, il rammollimento nel contesto di un callo, l'arrossamento al di sotto e intorno al callo. La valutazione delle ulcere diabetiche segue una classificazione e una gradualità che è nota, cioè da lesioni minime, come quelle che cui vi ho accennato, a delle ulcere che possono essere più o meno profonde, a delle alterazioni ascessuali nel piede, alla presenza di gangrena su una parte del piede, alla presenza di gangrena su tutto il piede. E la ricerca della possibile infezione passa attraverso la identificazione di segni che sono quelli classici dell'infiammazione, la presenza di secrezioni, la presenza di tessuto di granulazione, la valutazione dei margini di un'ulcera. Un test che viene comunemente accettato è il test della specilazione poi dell'ulcera per vedere qual è la distanza e la profondità tra la superficie dell'ulcera e il contatto con l'osso. Quanto più vicina è il contatto con l'osso e quanto più è grande l'ulcera, tanto maggiore è la probabilità in termini clinici che vi sia una sovrapposizione osteomielitica. Un secondo punto importante è quello della valutazione scheletrica. E in un uditorio come questo io posso solo limitarmi a dire che vi sono una serie importanti di alterazioni strutturali che si traducono poi nelle fasi più importanti con un piede di Charcot, ma che vanno poi di volta in volta valutate nelle alterazioni della biomeccanica del piede, e sono queste le alterazioni che portano poi alla possibilità di un'ulcera. Valutazione neurologica. La neuropatia diabetica, vi ho detto, è motoria, sensitiva ed autonomica. C'è un interessamento assonale di fibre di grosso calibro, di fibre di piccolo calibro, ed è associata questa alterazione ad una alterazione dei vasa nervorum, per cui è una combinazione di alterazioni vascolari ancora una volta e di degenerazione assonale. Questa degenerazione assonale può essere associata anche a dei processi di demielinizzazione, per cui vi possono essere delle alterazioni sia assonali che mieliniche. Clinicamente la distribuzione della neuropatia diabetica è quella che è rappresentata negli schemi, è una distribuzione simmetrica distale oppure simmetrica prossimale, sono delle alterazioni di nervi cranici e alterazioni di tronco, e possiamo ricordare che l'esordio di paralisi del sesto possono essere molte volte si va a ricercare delle cause vascolari e possono essere il prodromo alla presenza di una neuropatia diabetica, oppure può essere un processo di mononeurite multiplex. La alterazione della sensibilità è quella che classicamente porta alla indifferenza o al non riconoscimento da parte del paziente su traumi in fase iniziale. Quindi la valutazione neurologica dal punto di vista clinico deve essere mirata a valutare quali sono la presenza di dolore,
i disturbi e i sintomi relativi ad una disautonomia. All'esame obiettivo sono delle prove che riguardano la sensibilità, la presenza di riconoscere, la capacità di riconoscere la vibrazione, la valutazione dell'andatura. Esami più complessi sono rappresentati dall'elettromiografia e dalla valutazione di una velocità di conduzione o da una neurografia RM. La diagnosi differenziale delle neuropatie è una diagnosi differenziale molto lunga, su cui non stiamo ovviamente a soffermarci, però ci sono delle neuropatie assonali, delle neuropatie delle piccole fibre, delle neuropatie demielinizzanti e delle radiculopatie. Ultimo punto è la valutazione vascolare, e tutti quelli che hanno esperienza di clinica sanno che in realtà la gestione del piede diabetico in clinica è quantomeno una gestione combinata tra chi si occupa direttamente della clinica e della gestione del paziente con la gestione vascolare. Va riconosciuta la presenza di edemi, di polsi periferici. Importante è il rapporto tra pressione brachiale e pressione alla caviglia, la ossigenazione poi del tessuto. L'indice ABI, cioè il rapporto tra la pressione alla caviglia e la pressione al braccio, è un indicatore importante che magari va fatto con degli strumenti un po' più sensibili di quelli di cui normalmente siamo dotati, perché ci vuole almeno un dopplerino che permetta il riconoscimento del polso sui distretti distali, però la differenza di pressione tra quello che misuriamo al braccio normalmente e quello che misuriamo alla caviglia può essere espresso da degli indicatori che sono importanti. Una pressione alla caviglia che sia superiore rispetto a quella del braccio sta ad indicare la presenza di vasi molto duri o di vasi in cui è presente una calcificazione, e quindi dei vasi non comprimibili agli arti inferiori, ed è un segno inattendibile dal punto di vista della perfusione, ma che vi fa già sospettare che esistano delle alterazioni strutturali sul vaso. Un indice compreso tra 0,9 e 1,3 è normale. Una riduzione di quest'indice vi dà una indicazione quantificabile, e questo è importante se usiamo dei vasodilatatori tipo prostanoidi, per vedere un po' quali sono le variazioni della perfusione che noi usiamo. Un indicatore simile è quello della ossimetria transcutanea, per cui abbiamo delle informazioni, e sapere quanto un arto è ossigenato è comunque importante anche in termini predittivi rispetto alla possibilità di cicatrizzazione dell'ulcera. Le diagnosi differenziali sono tante, non mi dilungo su queste, sono delle alterazioni infiammatorie, sono delle alterazioni che riguardano la possibilità di ulcerazione in corso di sindrome di anticorpi antifosfolipidi, la coagulazione intravascolare disseminata, la trombocitosi, è importante anche la valutazione di sovrapposizioni infettive, che non necessariamente sono quelle legate al piede diabetico. Ci sono dei farmaci, gli inibitori della vitamina K, l'idrossiurea, che possono portare ugualmente ad ulcerazione. Un dato importante che i nefrologi conoscono bene è il fenomeno della calcifilassi, è il fatto che ci possano essere delle ulcere in pazienti che hanno poi possono avere una combinazione di diverse malattie, per cui il tipo di approccio ha da essere in questi casi qui differente. In termini di laboratorio, quello che si fa è quello di ottimizzare la glicemia, e questo è ovviamente un dato fondamentale. Ricordiamoci però che anche una glicemia ottimale non è l'unico parametro su cui possiamo garantire
la prevenzione della neuropatia diabetica. Il metabolismo dei polioli è il metabolismo di diversi derivati del glucosio, avviene in un modo diverso tra i diversi soggetti, per cui si possono avere delle neuropatie che insorgono anche in pazienti che hanno un controllo relativamente buono della glicemia. La diagnostica per immagini è ovviamente molto importante, e nella diagnostica per immagini i dati fondamentali sono soprattutto mirati alla valutazione della possibilità di un'osteomielite. Detta molto brevemente, si valuta in termini sequenziali la variazione della corticale, la variazione dell'aspetto dell'osso con una radiologia tradizionale, e va saputa leggere la risonanza magnetica, nel senso che la risonanza magnetica legge qualsiasi tipo di edema la discriminazione poi non è semplicissima tra la presenza o meno di una osteomielite. Questo è importante perché modifica poi l'atteggiamento che noi dobbiamo avere in termini di management di questi pazienti. Paziente ricoverato, i dati che dobbiamo valutare sono la presenza o meno di un deficit circolatorio. Abbiamo bisogno di un chirurgo vascolare che ci dica quanto e come un piede può essere, se necessario, che venga riperfuso. Trattamento dell'edema, trattamento del dolore, trattamento dell'infezione. E a proposito del trattamento dell'infezione, un dato fondamentale è che cosa noi mandiamo al laboratorio e come così interpretiamo i dati che dal laboratorio ci ritornano. Un tampone può non essere sufficiente. È molto più importante avere frammenti di tessuto che vengono colturati e vedere poi su questi quale decisione intraprendere. Regolazione della glicemia, ve l'ho detta, sul scarico del peso non è materia mia, ma così chiederemo le consulenze fisiatriche su questo. Il trattamento topico è assolutamente un dato molto importante. Debridement è un passaggio fondamentale, e altri passaggi fondamentali su cui comunque non esiste nessun accordo sono il tipo di copertura che deve essere fatto dell'ulcera, cioè se è il tipo di agente topico che deve essere usato, che può variare proprio in rapporto alla presenza o meno di un'ulcera secca, di un'ulcera umida, e quindi del tipo di materiale che abbiamo. La presenza del chirurgo è importante, ed è tanto più importante quanto la patologia è complessa e varia a seconda dei diversi centri. Che tipo di antibiotico scegliamo? Anche questo. La scelta è in una prima fase una scelta empirica e ci dobbiamo basare sulla conoscenza che le infezioni, se sono delle infezioni recenti o sono delle infezioni superficiali, nella loro stragrande parte sono delle infezioni determinate da cocchi gram positivi. Però se abbiamo delle ferite che sono profonde, allora ci può essere una flora polimicrobica, ci possono essere dei gram più, ci possono essere dei gram meno, ci possono essere degli anaerobi, ci può essere all'interno lo pseudomonas. Per cui la conoscenza e la scelta dell'antibiotico va fatta empiricamente sulla base della storia clinica e poi va indirizzata meglio sulla base del tipo di coltura che noi rileviamo. Lo spettro degli antibiotici è quello che vedete rappresentato nelle diapositive. I chinolonici hanno un discreto grado di penetrazione, la rifampicina ha un discreto grado di penetrazione, e dipende proprio da che cosa abbiamo di fronte. L'osteomielite nel piede diabetico è un'osteomielite che si verifica per contiguità, cioè non è un'infezione ematogena, è un'infezione che arriva dal tessuto infetto che si sovrappone all'osso. Le sedi più frequenti sono le sedi dove c'è lo scarico e la pressione,
I microrganismi sono quelli che vi ho citato pochi minuti fa. Definire che ci sia un'osteomielite secondo la società di diabetologia e secondo la consensus sul piede diabetico deve essere fatto in termini che sono diversi, cioè una osteomielite può essere assolutamente sicura, può essere definita come probabile, può essere definita come improbabile. Una osteomielite è sicura quando abbiamo un campione osseo con coltura positiva, quando c'è purulenza alla valutazione chirurgica, quando c'è un distacco di frammenti ossei, quando c'è un ascesso intraosseo alla risonanza magnetica. È probabile quando vi sono delle alterazioni in risonanza, però non sono delle alterazioni sicure, e l'osso è comunque visibile o con il test della specillazione è vicino, cioè la distanza è breve. È molto meno probabile in un'ulcera che è dove il contatto è meno, cioè la contiguità è minore, e che però ha un dato che è clinicamente importante, cioè la durata dell'ulcera è superiore alle 6 settimane e il diametro dell'ulcera è superiore ai 2 centimetri. È improbabile quando abbiamo un'ulcera di recente insorgenza. In questi casi qui non è giustificata una terapia per l'osteomielite. Terapia per l'osteomielite che comporta una terapia antibiotica prolungata di almeno 4 settimane. E poi i dati clinicamente importanti sono il sito dell'infezione, l'estensione del tessuto infetto, l'estensione del tessuto necrotico, il grado di neuropatia, i patogeni che sono stati considerati. Un dato molto importante, questo è un lavoro retrospettivo che è stato fatto da un gruppo francese e che è comunque molto interessante, su osteomieliti che sono guarite in assenza di chirurgo, cioè con la sola terapia antibiotica e quindi non ricorrendo ad amputazioni. E su questo gruppo il dato pesante è che la coltura che era basata sul frammento osseo prelevato ha un peso che è molto superiore rispetto a quello ottenuto con il tampone, per cui il risultato finale è che l'81% sono andati in remissione dei pazienti dove la terapia antibiotica è stata guidata sulla coltura dell'osso, rispetto a quelli che sono stati fatti invece con il tampone sulla ferita. E in questi casi qui la combinata che è stata usata in questo studio policentrico è stata una combinata di rifampicina e fluoroquinolonici e si è visto che non è che one fits all, cioè che una terapia va bene per tutto. I pazienti sulla presenza o meno di un tampone sono stati trattati con questa combinazione, c'erano molte più resistenze di quanto ce ne fossero invece quando la terapia veniva guidata sulla coltura dell'osso. Dove vanno trattati questi pazienti? Perché quando li abbiamo in corsia, e questo è successo a Nuoro e sta succedendo a Sassari, è sempre un paziente che è difficile da gestire, no? E allora è necessario ricorrere alla costruzione di centri per lui. Esistono delle organizzazioni che vanno da un modello minimo che comprenda poi poche figure professionali nella fase di prevenzione a un modello più complesso che permetta la gestione delle ulcere, a un modello nazionale o internazionale di riferimento che abbia poi una dotazione di attrezzature e la possibilità di vedere questi pazienti su una valutazione policentrica. Naturalmente Maria sta lavorando per ottenere il centro di riferimento su questo. Grazie.